Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Siamo al 21. Mia nonna mi sta chiamando e rispondo. Senti, e le quantità dimmi tu, perché calcola che saremo 16-17, siamo tanti. Vabbè, se no tranquilla, tanto dopo vado io, lo faccio io. Come al solito, le lasagne le porta zia Antonietta, la carne la porta zia Alessandra. Quindi, vabbè, Ciao, un bacio. adesso. Ciao, amore, ciao, un bacio. Ecco, così avete sentito anche la voce di mia nonnina. Comunque, ho appena finito di editare il vlogmas di ieri, sperando che stavolta vada in porto tutto bene. E tra l'altro stavo notando qua, questa è la parte più rovinata in assoluto dei miei capelli. C'è questo pezzo qua dietro, perché voi non sapete che cosa ci avevo fatto, l'avevo decolorato tipo 3 volte, cioè un casino, io non vedo l'ora che questi capelli mi si riprendano. Fatto sta, adesso vado a passare anche la piastra, perché ieri li ho lavati ma li ho lasciati così, quindi insomma sono un po' la forma che trovano. Quindi sì, vado a dare giusto una piastrata e poi, come vi dicevo, che avete sentito qua anche dalla chiamata, dopo devo andare in missione per andare a comprare le cosine degli antipasti. Più o meno ho capito cosa vorrei fare, però oggi vorrei anche fare i biscotti, tant'è che mi stavo guardando questo video di Fatto in casa con Benedetta. Benedetta, sei la mia salvezza. Delle idee per i biscotti di Natale. Quindi sì, devo un attimo capire, perché avete visto che ho comprato le formine qualche giorno fa, però voglio capire come farli, se fare solo la pasta frolla normale o se fare anche il pan di zenzero. Perché in teoria in famiglia abbiamo una pasticcera, però non so, dovrei chiedere a lei forse se ha fatto qualcosa. Comunque in ogni caso io li faccio, tanto insomma vale che qualcuno li mangia. E poi ragazzi, allora, ieri sono andata a dormire tardissimo perché, ecco, vedete le notifiche continuano ad arrivare, perché sicuramente c'entrano, esatto, perché ieri sono uscite queste foto dei BTS che hanno fatto per Louis Vuitton, JQ Corea, Vogue Corea, cioè un casino di roba, foto a manetta, alle 2 di notte, se son me no, forse era l'una e mezza, cominciavano a uscire foto, io dicevo ma da dove escono? Poi vai su Twitter e capisci tutto, perché Twitter è la chiave. Ragazzi, cioè, vi dico solo questa, cioè questa foto. Cioè, scusatemi, quindi io ho deciso che farò una cosa. Lo vedete queste foto che io ho dietro al letto? Sopra al letto più che altro? Ecco, visto che tanto sono poster quelli dentro, li faccio stampare. Non mi ricordo il sito, se era Cheers o qualcos'altro, che avevo fatto stampare questi poster. Comunque, devo ritrovare il sito e devo farli ristampare, perché cioè io questa la voglio tipo al centro, proprio che appena entri in camera tu devi strisciare, non puoi camminare, devi entrare strisciando. E non sono eccessiva, ve lo giuro. Penso stamperò tutte quelle in bianco e nero, o se non sono in bianco e nero le farò io. Questa che è già stata messa anche come sfondo, perché raga, cioè per favore, che cos'è? Che cos'è questo pettorale? Che non ti fermi e non mi fai respirare? E poi sono indecisa tra questa dove ride, che ride solo lui, però vabbè, cioè, dai raga. Ma una persona può essere così? Cioè, tu che cosa devi aver fatto nella vita per meritarti? Boh. Oppure questa, che è la versione a colori in un'altra posa, però c'ha il JQ qua sotto, quindi devo ponderare, perché vi dico soltanto che queste sono alcune delle foto che sono uscite e che ho salvato, perché non ho salvato quelle di tutti, fatto sta che hanno fatto male, sono ancora in fase di ripresa. Quindi sì, diciamo che oggi sono più che altro di questo, devo fare biscotti, 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 infornare biscotti a manetta. Visto che poi è l'una e mezza, adesso mi piastro i capelli, preparo il pranzo e quindi questo, poi non so se vedete dal caos qui dentro, ma oggi torna mia sorella e viene anche il suo fidanzato. Come vedete, tutto quello che era in camera sua è approdato qui. Lì ci sono i pacchetti che devo spedire di Amazon. Domani devo andare. Mia madre ha rifatto il lettino qua. Insomma, da oggi saremo di più in casa. Visto che non ho tante verdure, ho preso queste qua che avevo nel congelatore. Così le mangio appena sono pronte. Qui invece sto cercando appunto di capire che cosa fare, come antipasto. Non so se è una cosa che fate anche voi, ma qua
quando devo fare focus, mi piace scrivere le cose più che metterle, capito, magari nelle note del telefono, eccetera. Cioè, scriverle mi porta di più nel mood. Non so come spiegarvi, quindi adesso mi guarderò questo, anche se vedo che ha usato praticamente quasi solo pasta sfoglia, quindi sì. Oppure il pane, quello senza il bordo, il pan carré, avete capito? In realtà uno degli antipasti che volevo fare era la rosellina di pasta sfoglia con... Allora, a Natale, visto che no... anzi alla vigilia, visto che non si può mangiare la carne, lo volevo fare con salmone, Philadelphia e zucchine. Mentre, per quanto riguarda Natale, lo volevo fare con formaggio, quello a fette, speck e sempre zucchine. Però ovviamente poi devo fare anche altre cose. Cioè, in realtà abbiamo il pane per fare le tartine e tutte cose. Vedete questo qua bianco? Però appunto devo capire che cosa mi manca. Poi volevo fare una sorta di polpettine. Questo mi ha dato l'idea Giulia, in realtà. Polpettine di tonno, patate e... credo maionese, una cosa del genere più o meno, quindi vedo anche quelle. Allora, ecco le cose che mi sono segnata. Scusate la scrittura un po' alla cavolo. Comunque, queste sono le rosoline che vi dicevo, una da portare il 24, una il 25, poi le palline di tonno e patate da portare appunto il 24, tartine semplici, i rustici pomodoro e mozzarella e i rustici con wurstel, basta, perché mi sembra anche tanto. Non mi vado a fare cose troppo elaborate, quindi questa è una cosa proprio iper 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 semplice. Ora, di qua invece mi devo scrivere le cose che devo prendere per i biscotti e soprattutto controllare se già non ci siano in frigo. Ed ecco il pranzetto di oggi: bresaola, un po' di Philadelphia, questa qui, Active e le verdurine ancora belle fumanti. Mi ero completamente dimenticata di essere in possesso di Ugg in generale. Io ho sia questi corti che quelli un po' più alti, tipo i classic. Il problema è che non mi ricordavo fossero macchiati. Comunque, comfy outfit del giorno. Ci sta tutto per andare a fare la spesina. Mi muovo ad andare perché sono le 3. Magari, non lo so, visto che è ancora orario di semipranzo, beh, come ho gente. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso. Un po' di roba. Diciamo che in realtà volevo dividere le cose dolci. Queste qua adesso mi servono per fare i biscotti. Tavoletta di cioccolato fondente, perché in realtà vorrei fare tipo 3 impasti diversi con la stessa pasta frolla, quindi quella normale al limone, poi voglio fare quella alla cannella un po' più speziata per fare gli omini di pan di zenzero, però non al pan di zenzero perché magari non piace a tutti, quindi alla cannella già meglio. E poi volevo fare quelli con tutti questi, vedete, topping, quindi la granella di zucchero ho preso, le scaglie di cacao e il cioccolato fondente se voglio farli tipo un po' inzuppati o farci le decorazioni, poi noci, queste qua per le tartine, pasta sfoglia, poi ho trovato queste, quindi ho detto provare, noci ricoperte di cioccolato, cocco e anche le mandorle. Poi questi qua sono la julienne di formaggi per fare i rustici, le gocce di cioccolato, vabbè, un avocado, l'insalata sono mie, biustellini per fare sempre i rustici e queste per fare le roselline, quindi ho preso la provola, lo speck e anche la pancetta per fare una variante. Ho preso anche questi, se si vogliono riempire vediamo, uova e vabbè, questo è lo yogurt. Ora, bello de casa come sfondo, mi metto un sottofondo. L'ho messo anche qui. Io non mi ricordo mai quello che faccio. Vediamo di andare su Netflix. Questa roba, l'inferno dei single. Ma io sto male, ma come in Corea parlano di sexy? È carino. Devo anche finire The Witcher. Ok, ho fatto 3 paste frolle diverse. Questa con le gocce alla fine, questa all'arancia e questa qui alla cannella. Nel mentre mi sto portando avanti, sto facendo la cena. Zucchine normalissime, così saltate in padella con ovviamente tanta cipolla. Si è tutto annebbiato. E qui invece sto mettendo a marinare il pollo con lo yogurt, il peperoncino e adesso ci metto il curry. Ovviamente poteva mai andare tutto bene, no? Perché qualcuno ha tolto il tappo, quello per dosare il curry. Quindi ho aperto, tac! Mi è cascato tantissimo. Sono riuscita a toglierne un pochino, però. Se adesso l'ho rovinato e viene troppo amaro, sarà colpa di questo! Non so se lo fate anche voi, ma io di solito bevo. Quando rimane proprio un goccetto di latte, vedete? Lo bevo direttamente dalla bottiglia. Qualche anno fa avevo smesso di farlo, ma ultimamente mi è tornata la fissa. Questo non è il mio latte preferito, perché vi ripeto, vediamo
Vediamo se siete bravi, lo scrivete nei commenti. Qual è il mio simil preferito? In questi giorni l'avrete visto tipo non so quante volte. Ha un colore specifico. Voglio vedere chi è stato attento. Ora vi metterò un test negli ultimi vlogmas per vedere se siete stati attenti. Come chi dice che l'acqua non ha sapore? Cioè, per favore, aiutatemi a dire tutti quanti che l'acqua ha sapore. Cioè, io ad esempio, non sponsor, ma io bevo solo Sant'Anna perché è proprio l'acqua che è buona. Quando ero in America, infatti, lì prendevo più che altro Evian e l'acqua di Target, che non so che marchio sia, vabbè. Vi giuro, sono tornata a casa. La prima cosa che volevo fare era farmi una gargarozzata di acqua Sant'Anna. Perché l'acqua ha un sapore, il latte ha sapori diversi a seconda dei latti. Ovviamente il latte intero è quello più buono, grazie al cavolo. Però, visto che mi dà particolarmente fastidio, in realtà a me dà fastidio anche questo a volte. Quindi non sono intollerante a nulla, però è proprio un fastidio mio, non lo so. In tutto ciò vi faccio vedere il famoso frigo prima di Natale, quando tipo siete spaventati dal toccare qualsiasi cosa che potrebbe essere per Natale. Non so se lo fanno anche le vostre madri. Questo no perché è per Natale. Alla che me magno. Questo no perché è per Natale. Della serie, non c'è neanche uno spazietto. Lì c'è posto perché adesso ho tolto il latte. Per il resto. Comunque la pasta frolla in teoria è pronta, quindi potrei stenderla già questa. Come si può sentire dai rumori, sono arrivati i nostri ospiti, come dire. Comunque, no, ragazzi, non avete capito. La mia amica Giorgia cosa mi ha mandato? Che da Primark ha trovato queste cose. Quindi ora mi toccherà andarci. Cioè, sono le 7 quasi. Io sto facendo i biscotti nel mentre, sto facendo cose. Cioè, guardate qui, mi sono fatto tutta la postazione qui in fornato. Ragazzi, io devo correre. Devo correre a prendere queste cose. Quindi ora mi vesto e ci vado subito. Cioè, capite la follia? Sono letteralmente corsa alla velocità della luce. Guardate che bello, pieno di lucine. Sono corsa letteralmente. E ci sono! Ragazzi, io ho troppo fiducia di tutto ciò. Questa qui non la prendo, questa grigia perché è troppo larga, anche la M. E poi col cappuccio, io odio il felpo col cappuccio, quindi no. Cioè, so che tanto non me la metterei, la prenderei più per una cosa affettiva, quindi evitiamo. Prenderò solo questa, che è tipo un po' cortina. È molto più bella poi è nera. Il problema è che c'è solo la L come taglia. C'era o L o XL, tutto il resto era finito. Però vabbè, la voglio, quindi. Tornata a casa, ho già cenato, ho fatto di tutto. Se sentite le chiacchiere, le sentirete sempre questi giorni, perché quando c'è mia sorella o il suo fidanzato parlano, 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 parlano. Devo fare un botto di roba, quindi mi sono messa qui in camera. Comunque, alla fine sono andata. C'è stato un po' un problema per il parcheggio, ovviamente. Però vabbè, ho preso solo una cosa. Io sono una persona che I want it, I got it, ok? Però non può sempre funzionare così. Bisogna darsi una placata. Quindi, ok, che avrei preso tutto quello che c'era della linea, perché lo avrei preso perché era della linea. Però poi, se uno si ferma un attimo e riflette, dice: ok, questo mi serve? No. Cioè, mi serviva adesso sta felpa? No, però una l'ho presa. Prendere la maglia del pigiama e l'altra felpa grigia, cioè, non l'avrei messa. Quindi ho detto prendo solo questa, costa 16 euro. E poi ho preso anche questo paio di calzini, perché io li ho già presi quelli, la versione corta di questi. E invece questa è la versione lunga, quindi sono fighissimi da mettere. Anche tipo con gli stivaletti che un po' escono magari dalla tuta, no? Sono fighi. E la felpina è questa qui. Ripeto, purtroppo c'era solo la L, perché essendo a crop top, quando poi è così troppo larga, io già ho tanto seno, quindi vi fa tipo l'effetto palloncino. Però, ragazzi, c'era solo questa, cioè, nel senso, uno se la fa andare bene, però. E questa è bellissima. Questa è bellissima. Quindi, insomma, questo è. Pensavo ci fosse molta più gente al centro commerciale. In realtà non ce n'era tanta. Poi sono tornata, ho finito di fare i biscotti. Sono venuti male. Quindi non so se domani ho la forza di rifarli. Però non vi ho fatto vedere il risultato finale perché non me la sento. Non me la sento. Comunque è vero che quando si cucina, soprattutto nella pasticceria, a parte bisogna sempre seguire le dosi. Mai fare a caso, perché oggi ad esempio ho un po' improvvisato a un certo punto, quindi sì, me ne pento, sì. Non si cucina mai quando la mente è da un'altra parte, cioè dovete sempre focus on. We wanna focus on. We wanna focus on. Ciucchi ciucchi ciucchi. Guendalina vuole andare su, mi sa, lo sai? Anche voi parlate con i vostri cani, però lui mi ascolta, quindi. Madonna, che bel profilo che hai! Lo sai che mi ricorda il tuo profilo?
Madonna, mi assomigliate! Con la pappagogi. Sto riprendendo i dettagli dell'occhio. Con le caccole. E anche oggi ovviamente mi sono dimenticata di registrare la fine di questi vlogmas. Cioè, si vede sempre di più quando si avvicina alla fine, perché si comincia a toccare il fondo lentamente. Questo è stato quello che abbiamo fatto oggi. Godetevi questo video, perché domani non ce ne sarà uno, ma lo vedrete poi dopodomani. Detto ciò, comunque grazie per essere stati con me anche oggi. Vi mando un bacio grande e ci vediamo dopodomani. Ciao.